fare questa diretta, perché rewriters, che significa i riscrittori o le riscrittrici, è un movimento culturale che ha la missione di riscrivere l'immaginario contemporaneo. Quanto successo per la vicenda di Barbara Palombelli, su cui si sta parlando ormai da svariate ore su tutti i social e i principali giornali, diciamo ci chiama in qualche modo in causa. Perché? Perché l'uso delle parole è molto importante. Allora, il fatto lo conoscete. Barbara Palombelli, giornalista di lungo corso, ha detto, entrando in milioni di case degli italiani, è lecito domandarsi se questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati, o c'è stato un comportamento esasperante, aggressivo anche dall'altra parte. Dall'altra parte, forse non riusciva a dirlo, come dice su Repubblica Chiara Valerio, ma dall'altra parte ci saremmo noi donne. Allora, il problema è che anche nella risposta poi che Palombelli ha dato a per fortuna, la massa di italiani e di italiane che sono insorti da qualunque parte, scandalizzati da queste parole, perfino la risposta è imbarazzante, a mio avviso, perché Palombelli ha minacciato querela a tutti quanti, e quindi in qualche modo confermando le parole che comunque sono state pronunciate e che, al di là delle intenzioni, che in questo momento non ci interessano, sono state pronunciate e sono indelebili. Perché non ci interessano le intenzioni? Perché le parole sono fondamentali in quanto lo strumento che noi abbiamo, il codice, l'unico codice che noi abbiamo per confrontarci tra esseri umani. Allora, il problema vero è un problema semantico e noi non potremmo non dire la nostra. Con rewriters, appunto, i riscrittori e le riscrittrici. Allora, noi oggi abbiamo due ospiti con le quali, due donne con le quali ci confronteremo su questo fatto così terrificante che è accaduto, tra l'altro, dalla bocca di una donna e da una madre di due figlie femmine, con Paola Di Nicola, giudice premiata più volte per l'impegno contro la violenza sulle donne e gli stereotipi di genere, tra cui il premio dell'Unione Europea Women Inspiring Europe e dell'European Institute for Gender Equity, e con lei, e tra l'altro anche, lo ricordiamo, autrice di moltissimi libri. Il libro che io ho più amato è La Giudice, ma il libro che vorrei citare e chiamare in causa oggi è La mia parola contro la sua, perché secondo uno studio del Ministero della Giustizia, che misura la percentuale di sentenze per femminicidi in cui vengono concesse le attenuanti, nel 70% appunto queste attenuanti esistono. E ne vorrei appunto parlare con Paola Di Nicola, che chiamerei qui sul palco insieme a un'altra donna di grande spessore, che è Rosella Scalone, presidente di Save the Woman, che quindi si occupa della messa a terra di iniziative utili a contrastare la violenza contro le donne. Allora vorrei vedere sul palco anche Rosella Scalone. Benvenuta Paola Di Nicola, grazie del tuo tempo, grazie di essere con noi, grazie anche a Rosella Scalone. Allora, Grazie. Paola Di Nicola, raccontaci come ti è arrivata questa esternazione così inaspettata in questo momento storico. Che cosa hai pensato? Che cosa è successo dentro di te? Intanto ho pensato che purtroppo di violenza contro le donne si parla nell'ambito di trasmissioni in cui non sempre o quasi mai ci sono esperti o esperte che si occupano di questo da sempre. Cioè, a differenza del Covid, ad esempio, questa è la riflessione che vi vorrei riportare, in cui vengono sentite le più grandi menti o le migliori e migliori scienziati che si occupano di questo, in relazione alla violenza sulle donne, chiunque può parlarne o è invitato a parlarne. Questo è il primo dato. Il secondo dato che vorrei dare, poi affronto subito il tema posto da Eugenia Romanelli,
è che se ne parla in talk show che sono finalizzati ad altro, cioè sono dei contenitori televisivi nei quali, per esempio in questo di cui state parlando, c'era una diatriba di carattere così individuale, familiare, tra una moglie e un marito che stavano litigando per vicende personali che nulla avevano a che vedere evidentemente con un femminicidio. Questo lo dico perché quello che rilevo è che importanti trasmissioni televisive di prima serata, in cui sono nominati esperti ed esperte, mai o raramente si occupano di violenza nei confronti delle donne in maniera seria, scientifica, fondata su dati ed elementi di fatto. Fatta questa premessa, che è doverosa, perché se discutiamo ovviamente in un ambito di questo tipo, in cui abbiamo appunto una riflessione che viene proposta in un momento estemporaneo, è chiaro che il messaggio, appunto il peso delle parole, è un peso delle parole a cui non si dà l'effetto che dovrebbe avere. A parte il fatto che noi sappiamo bene che le giornaliste hanno sottoscritto una carta che è la Carta di Venezia, e quindi che presumo che chiunque si occupi di questa materia conosca, quello che voglio dire è che viene rappresentato da Barbara Palombelli, e poi lei ha spiegato, ha voluto motivare insomma le ragioni di quella esternazione, in realtà è ciò che viene pensato dalla gran parte di uomini e donne di questo paese e non solo. Cioè, noi ci stiamo misurando con un fenomeno di carattere culturale globale che interroga ciascuno di noi, e chiudo su questo, nel senso che ognuno di noi ha importato di una struttura culturale in cui sono le donne colpevoli di ogni atto che le vede vittime di un sopruso in un contesto lavorativo, in un contesto familiare, in un talk show televisivo, ovunque sia. Perché la parola delle donne non è una parola, per ritornare appunto al tema delle parole e del linguaggio, non è una parola autorevole, non è una parola che ha un peso, non è una parola che simbolicamente ha una efficacia. Quindi, se una donna in un contesto, per esempio familiare, e veramente concludo, si oppone ponendo e proponendo il proprio punto di vista, poiché la sua parola, la sua dignità, la sua identità, la sua libertà non hanno valore dal punto di vista culturale, sociale, affettivo, eccetera, è chiaro che la rappresentazione che viene data è che l'imporre la loro parola, o comunque il farsi sentire, viene percepita come una esagerazione, come qualcosa che può determinare nell'interlocutore maschio, ovviamente, una esasperazione. Quindi si tratta di una struttura culturale che in pochi vedono. Ecco, dottoressa Romanelli, quello che noi dobbiamo sapere è che questo di cui stiamo parlando non è così autoevidente, viene visto solo dopo un lavoro, non solo di approfondimento, di studio, di elaborazione, ma dopo un lavoro di percezione del valore delle donne nel contesto culturale e sociale di riferimento. Ecco, ti ringrazio Paolo, tantissimo, e adesso vorrei anche sentire Rosella Scalone, che sta diciamo con le mani in pasta, nel senso che fisicamente si occupa di assistere, soccorrere, prevenire donne vittime di violenze. Ovviamente quello che diceva la giudice scrittrice è centrale, nel senso che è mia opinione che la povera Barbara Palombelli purtroppo ha detto semplicemente una stupidaggine per tutti i motivi che stiamo dicendo, e probabilmente è lei stessa sorpresa da quello che le è uscito dalla bocca, vedendo le reazioni all'unanimità, eccetera. Allora, il problema è che in contemporanea il Grande Fratello è stato detto, altro grande scandalo, che bene o male la trasmissione sarebbe stata meno rigida del solito, perché ormai per il politically correct praticamente nessuno può più essere libero di dire niente, perché
immediatamente si viene assaliti. E quindi la politica di questo programma sarebbe stata un pochino più leggera in questi termini, perché si sarebbero d'ora in poi valutate le intenzioni. Ecco, questo è ovviamente tutto quello che la cultura contemporanea cerca invece di combattere, di trasformare. E purtroppo nel nuovo mondo antisessista e non violento e vicino ai diritti delle persone LGBTQI+, eccetera, le parole sono fondamentali. La democrazia, la nuova democrazia inclusiva, rispettosa dei diritti, si crea attraverso il linguaggio. Gli americani, per tutta una serie di motivi storici, sono più avanti di noi, lo hanno capito prima di noi, non sono certo da considerare un esempio, ma gli italiani e le italiane devono in qualche modo assumere che stiamo costruendo un nuovo mondo, ci sono delle nuove regole che non si possono trasgredire. E poi sentiremo anche Paola De Nicola per capire perché non si possono trasgredire, che cosa succede nelle aule dei tribunali in questo motivo. Allora, Rosella Scalone, ti vorrei chiedere invece tutto il percorso di Save the Woman dalle parole della Palombelli ad oggi, qual è stato in queste ore? Ma allora, il discorso della Palombelli ha avvalorato il fatto che veramente c'è ancora molto bisogno e tanto da fare. Da parte nostra questo episodio ci conferma che purtroppo c'è ancora molta strada da fare nella battaglia che combattiamo ogni giorno. Per questo ogni donna che chiede aiuto a Non Posso Parlare, che è il nostro chatbot che abbiamo installato in tutta la Liguria e in moltissime altre regioni d'Italia, inizia un percorso per salvarsi dalla violenza. E per noi è una grande vittoria, perché quando più è dura la battaglia, poi noi siamo qui e continuiamo a combattere. Il nostro chatbot oggi è uno strumento di prevenzione, per questo noi aiutiamo le donne in modo anonimo, silenzioso, a mettersi in contatto con i centri antiviolenza. Quello che facciamo è un qualcosa di prevenzione. Da quando è nata Non Posso Parlare, noi registriamo un numero crescente di richieste di aiuto e di donne in fuga. Vi faccio un ultimo esempio. Nel nostro centro antiviolenza Pandora di Genova, nell'ultimo mese, abbiamo riscontrato 300 interazioni di donne che chiedono aiuto, hanno bisogno di sostegno e lo fanno tramite uno strumento digitale, anonimo, silenzioso, attivo 24 ore su 24 sui siti dei centri antiviolenza, che le aiuta a mettersi in contatto e a chiedere supporto. Sappiamo anche che quando trovano il coraggio e la forza di denunciare, spesso devono anche fare i conti con umiliazioni, dolore, mentre raccontano pubblicamente le loro storie. E se questo succede è proprio a causa di questo retropensiero un po' subdolo, no? Violento, che è radicato proprio e scatena questa colpevolizzazione della vittima, no? E la domanda è sempre: avrà fatto qualcosa? Avrà fatto qualcosa per meritarselo? E quello che diciamo noi è no, assolutamente, nessuna donna se lo merita, nessuna donna se la cerca. Se una donna viene uccisa oggi non c'è nessuna domanda da porsi su di lei, perché la vittima è il suo carnefice e l'assassino. E se una donna viene violentata non dobbiamo sapere nulla su di lei, se non il fatto che è una vittima. Quindi per noi è molto importante, e queste parole sono veramente, hanno un po' ferito, no? Anche chi lavora. Noi lavoriamo tantissimo e spesso con i centri antiviolenza, sappiamo quanto lavoro viene fatto e facciamo in modo proprio che la donna non si senta colpevole, non senta il peso di aver, come dicevo, innescato lei diciamo questa diatriba con il marito per portare poi appunto alla violenza fisica. Il nostro strumento è uno strumento che dà consapevolezza alla donna prima del primo schiaffo, nel momento in cui c'è l'allarme e il sentore che qualcosa non funziona a casa. Il avere un supporto tecnologico innovativo che le mette in contatto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con uno strumento anonimo, ma che le dà immediato supporto. Noi oggi siamo operativi, come dicevo, in tutta la Liguria, nella Campania, in Calabria, in Piemonte, e lo stiamo anche diffondendo appunto in tutta Italia e non solo, perché ci è stato richiesto anche in Europa. E vogliamo appunto che questo strumento venga utilizzato il più possibile. Abbiamo visto che il numero dei femminicidi sono aumentati a dismisura, cioè dall'anno scorso. Parliamo di 50 vittime di femminicidio dal primo dell'anno, 7 donne uccise in 10 giorni, sono dei numeri inaccettabili e bisogna veramente fare qualcosa. Le parole hanno veramente una forza incredibile. Le parole della Palombelli sono state parole molto molto forti, che hanno evidenziato quanto ancora ci sia da fare. E come diceva il giudice, c'è molto da fare anche tra le donne. Nei nostri post di Save the Woman abbiamo ricevuto sostegno alla giornalista Palombelli, dicendo che è vero che le donne che a volte sono loro ad innescare la violenza nei confronti del marito, e questo è veramente sconvolgente, soprattutto fatto da donne anche molto giovani, no? Quindi c'è un lavoro
che, culturale ancora molto importante da fare, non soltanto sui ragazzi e sui giovani, anche sugli adulti, per questo anche quando parliamo di educazione non educhiamo soltanto il ragazzo, non facciamo formazione soltanto ai ragazzi a scuola, ma cerchiamo comunque di coinvolgere anche la famiglia, perché poi l'esempio anche dal padre, dalla madre in famiglia, quindi è molto importante che si estenda comunque al nucleo familiare. Grazie mille Rosella Scalona. Allora io vorrei tornare un attimo con Paola De Nicola, partendo proprio dal ragionamento che ha fatto Scalone sull'uso delle parole. Allora, domani esce un libro di Vera Gheno, che è una linguista molto nota, femminista, per Einaudi, che si intitola Le ragioni del dubbio, e lei dice: uso femminicidio perché ritengo che indichi con chiarezza una categoria di omicidi precisa, quella in cui la vittima è una donna in quanto donna, uccisa perché si oppone a un rapporto sessuale o perché non vuole avere una relazione esclusiva con un uomo o perché magari intendeva lasciarlo. Il femminicidio, come mostrano i dati Istat sulle morti violente, è una macabra realtà che va evidenziata ancora una volta usando il termine più preciso per indicarla. Allora, parlavamo delle attenuanti, il 70% delle attenuanti. Che cosa significa, giudice? Che cosa succede in aula di tribunale? Che pregiudizi ci sono? Certo, allora, intanto, come correttamente scrive Vera Gheno, il femminicidio ormai è una categoria, diciamo, sociologica, è entrata anche nelle nostre strutture, perché è un fenomeno criminale e culturale che io tengo a sottolineare ha le stesse connotazioni della mafia, nel senso che ha una radice identitaria addirittura che connota i contesti in cui il femminicidio si verifica, quindi povertà, isolamento della vittima, pressione affinché ritiri le denunce e tutto un contesto volto ad attenuare quello che accade. Nessuno mai ha visto, nessuno ha mai sentito, i vicini di casa ci descrivono sempre come ci rappresentano poi le testate giornalistiche che era una bellissima famiglia e che tutti restano sconvolti da quell'evento. Ecco, il femminicidio non può essere raccontato in questi termini, per questo sottolineo la necessità della competenza, perché il femminicidio avviene, e questo è un dato ormai acclarato a livello internazionale, avviene soltanto come apice di una violenza che si è perpetuata per un tempo lungo o meno lungo, ma comunque di cui ci sono sempre stati segni che nessuno ha voluto vedere. Nessuno ha voluto vedere. E perché questo? Perché come noi abbiamo degli strumenti di carattere giuridico importanti, primo tra tutti la Convenzione di Istanbul, la cito non per ragioni di tecnico giuridico, ma semplicemente perché la Convenzione di Istanbul dice in Italia e nel mondo: attenzione, la violenza delle donne non è un'emergenza, non è un raptus, la violenza contro le donne ha una radice che è la discriminazione strutturale, culturale che esiste nel mondo, tra uomini e donne, in tutti i contesti, tutti, nessuno escluso. Questa è una premessa necessaria, perché se non capiamo, e qui arriviamo alle aule di giustizia, se noi quando vediamo un femminicidio o vediamo prima di quel femminicidio quella violenza portata nelle aule, questo l'avvocata presidente di Save the Woman ovviamente ce lo può dire ancor più da vicino, viene portata davanti a un giudice, una donna che denuncia violenza, e quella violenza, dopo che ha visto una serie di passaggi, di blocchi da parte della famiglia, a cui è stato detto a quella donna: non denunciare, è inutile, stai attenta, le autorità non ti crederanno, non hai un lavoro stabile, sarai ricattata e ricattabile, ti porteranno via i figli se denunci, eccetera. Questa è la prima fase di una donna che si avvicina alle istituzioni. Quando poi finalmente ha superato tutto questo, e solo grazie ai centri antiviolenza, ci tengo a sottolinearlo, e solo grazie a difese competenti queste donne riusciranno ad arrivare davanti ad un giudice o una giudice o davanti a polizia e carabinieri, se si trovano magistrati o operatori giudiziari, inclusi gli avvocati e le avvocate, che hanno competenza, quella violenza verrà letta per quello che è, cioè come una sequela di esercizi, di atti di potere di un uomo su quella donna.
togliere le chiavi di casa, togliere la macchina, bloccare il conto corrente bancario, controllare le bollette e controllare gli scontrini. Ci sono tutta una serie di modalità attraverso le quali avviene prima una distruzione quotidiana dell'autonomia e dell'autostima di quella donna. Per cui quando arriva alla fine, quando viene picchiata e la violenza fisica è avviene in un momento successivo, quando ormai è fortemente ridimensionata la capacità di resistenza di quella donna a quell'uomo violento, che l'ha ridimensionata, l'ha fatta ritenere incapace, l'ha fatta ritenere brutta, l'ha fatta ritenere inadeguata rispetto a tutto e a tutti, arriva davanti a un giudice, da una giudice, la quale, se ha la formazione, chiede cosa è accaduto prima di quello schiaffo, chiede qual è il contesto in cui viene vissuto quel rapporto in quella famiglia, chi si occupa dei figli, chi si occupa di lavare e stirare in casa, se non ci sono ruoli stereotipati. Continuiamo a vedere che nelle nostre famiglie, nostre, non di chi viene uccisa, nelle nostre famiglie c'è ancora questa modalità stereotipata, per cui l'uomo che torna dal lavoro è stanco e legge il giornale e la donna che torna dal lavoro si mette fornelli e si occupa dei figli. Purtroppo questa struttura ancora appartiene alle nostre famiglie, ce lo dice anche l'Istat, e quindi entra nella nostra cultura e viene digerita. Per cui se si hanno gli strumenti per leggere questo, cioè gli stereotipi di genere e il blocco dei ruoli nei contesti familiari come l'antecedente, la radice della violenza, saremo in grado di leggere la violenza. Altrimenti una donna che racconta di avere subito quello che ci siamo detti, o uno schiaffo, o un calcio, l'essere chiamata prostituta davanti ai figli, verrà banalizzato in una semplice lite familiare. Quindi la cosa più grave è che le parole a cui si riferisce quella trasmissione è che una violenza che viene raccontata all'apice di una violenza da una donna che denuncia, venga tradotta in una sentenza, in un conflitto di coppia, che poi è quello che accade nelle trasmissioni televisive quando ci raccontano un femminicidio, ci dicono sempre nelle interviste, c'era stato un litigio, c'erano stati precedenti litigi. La parola lite familiare a fronte di un femminicidio, di una violenza, va abolita, perché trasmette il fatto che quello che c'è prima di un omicidio è una relazione diseguale in cui quella violenza viene tradotta in lite ed è così naturalizzata e ritenuta normale. Quindi lite non è violenza, ma per vedere la violenza dobbiamo avere gli strumenti innanzitutto culturali e poi giuridici per riconoscerla. Ecco, ma secondo te Paola, i giudici hanno gli strumenti, cioè perché esistono tante attenuanti? Appunto, perché nei casi di violenza sessuale il 70% riceve attenuanti, secondo te? Allora, intanto preciso che quella ricerca risale al 2016 e quindi noi ci auguriamo che sia passato del tempo e quindi che si sia modificato anche l'intervento dei giudici. Secondo punto, non esiste in Italia e nel mondo l'obbligo ad una formazione sui reati di violenza di genere. Non c'è un obbligo. Quindi noi abbiamo una formazione a cui facoltativamente ciascuno di noi aderisce. Ci sono i corsi che sono organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura di altissimo livello, sono organizzati anche a livello territoriale, quindi di tribunale, eccetera, però non siamo obbligati, né noi né nessun altro. Ci tengo a sottolineare che neanche gli avvocati che difendono le donne, ad eccezione ovviamente degli avvocati dei centri antiviolenza, sono obbligati a fare dei corsi o a leggere la violenza, perché il corso o la formazione non è una formazione solo tecnico-giuridica, è una formazione che è volta a riconoscere, come dicevo, la violenza, individuando quali sono i rapporti violenti o di forza dentro a quel contesto familiare. Per cui se una donna ritiene che sia suo obbligo
pulire il water, perché altrimenti non è una buona moglie, o è obbligata a portare, o è lei solo tenuta a portare i figli al pediatra, perché quello non è un obbligo del proprio marito, perché questa è una cosa che spetta alle donne. Siamo già in una relazione non equiordinata. Quindi le attenuanti di cui parla Eugenia Romanelli sono attenuanti che nascono in un contesto sociale in cui abbiamo questa idea dei rapporti e dei ruoli di genere nelle famiglie, e l'aula di giustizia non è altro che la rappresentazione di quello che accade nella società, e noi giudici acquisiamo e siamo il portato di quella società, né più né meno. Solo la competenza e lo studio e la formazione ci portano ad avere un livello di maggiore lettura e di interpretazione di analisi. Grazie Paola, rimani lì che vorrei farti poi un'ultima domanda, anzi complimenti per tutto il tuo lavoro di sensibilizzazione nella società tutta e anche in tribunale su questo argomento. Io volevo avere l'opinione di Rosella Scalone sulla gravità del fatto, delle affermazioni della Palombelli, che ripeto, secondo me sono semplicemente terrificantemente superficiali, e quindi per questo ancora più gravi. Quindi vorrei avere la tua opinione su proprio le parole dette, ma soprattutto per il fatto che vengono da una donna, perché tutto quello che abbiamo detto fino adesso e che ha detto finora Paola Di Nicola lo abbiamo generalizzato, ma ovviamente se questo pensiero io lo chiamerei una sottomissione sociale introiettata, che è un po' quello di cui parlava Paola dalla giudice fino adesso, cioè se questa cultura, che ovviamente passa attraverso l'immaginario, e ovviamente l'immaginario si crea attraverso le immagini ma anche le parole, viene introiettato anche dalle donne, non c'è più come dire una competizione, cioè un gioco sportivo tra due punti di vista, ma c'è un unico punto di vista. E se voi pensate a tutta la battaglia di femminilizzare la lingua, no? Tutta la polemica, è chiaro che se si usa direttore per indicare un maschio e una femmina, quindi con un neutro all'inglese, di fatto si assume, in una società non ancora evoluta come la nostra, si assume che è l'ottica maschile patriarcale che vale anche nella sua declinazione, quindi nel suo aspetto di deriva, che è il punto di vista femminile. Quindi Rosella Scalone, quanto è grave il fatto che questa affermazione sia venuta per bocca di una donna entrando nelle case di milioni? Ma direi, grave sicuramente da una donna, da una mamma, soprattutto da una giornalista, da una persona che comunque conosce le parole, sa come usarle e il valore che hanno quelle parole. Infatti è stato per noi disarmante vedere, appunto, come dicevo, come conseguenza di queste sue parole, vedere quante donne comunque l'hanno appoggiata, donne anche molto giovani. E per noi è veramente, diciamo che non siamo stupiti, e quindi positivamente questo dato è emerso e continueremo a combattere perché tutto questo non avvenga. Se devo trovare un lato positivo a tutto questo è che oggi ne parliamo e continueremo a combattere perché questo non esista, perché questo, diciamo, le parole della Palombelli ci fanno capire che spesso noi chiudiamo gli occhi davanti al fatto che c'è un grande gap culturale, c'è un grande buco culturale che non è soltanto del patriarcato, della nonna, della donna di 70 anni, ma parliamo anche delle giovani ragazzine, delle ragazze giovani che cercano l'uomo bullo, l'uomo forte, che hanno degli ideali di uomini che poi sono possessivi, gelosi, violenti. Quindi diciamo che queste parole, che secondo me sono state dette consce di quello che ha detto, perché io non credo che una giornalista non sappia, non abbia valore e non capisca cosa può minare e che cosa può creare con un discorso del genere. In 16 parole ha creato uno scompiglio incredibile, ma io la ringrazio per il fatto che oggi ne siamo qui a parlarne e che è venuto fuori di nuovo il fatto che bisogna lavorare sulla cultura non soltanto degli uomini, perché spesso diamo la colpa soltanto all'uomo, ma anche sulla donna, perché è la prima che deve fare un passo verso la consapevolezza di capire anche che cos'è la violenza. Molte donne
non conoscono neanche che cos'è la violenza. Per loro il fatto di uno schiaffo, di una lite, è geloso, mi ama, mi vuole bene, l'ho istigato io, magari è stanco, è tornato dal lavoro e quindi ha reagito così soltanto perché è molto stanco oppure ha perso il lavoro. Molte donne tendono a giustificarlo. Quindi penso che bisogna lavorare ancora molto su quello, su aiutare le donne ad avere autostima, a capire che cos'è la violenza, a capire come si devono identificarla. E per questo anche noi con il nostro strumento, e lo ripeto, che è uno strumento digitale, innovativo, quello che vogliamo fare non è soltanto aiutare e salvare la donna, portarla al centro antiviolenza e dare immediatamente supporto, ma è anche quello con una domanda e una risposta immediata di capire forse c'è qualcosa che non va, forse questo è un atteggiamento malato, forse è meglio che mi rivolgo a uno psicologo gratuitamente, a un centro antiviolenza che mi può dare supporto immediatamente e mi può far capire come uscire da questa situazione tragica o negativa. Quindi un grosso problema culturale emerso nuovamente grazie possiamo dirlo alle parole le parole tossiche, diciamo, questo messaggio veramente tossico, io vorrei dirlo così, di una giornalista che comunque conosce il valore delle parole che ha detto. Grazie. Allora chiudiamo con quest'ultima domanda alla giudice. Potremmo dire se facessimo un esercizio di fantasia alle figlie della Palombelli che hanno sentito la madre esprimersi in questo modo, come potremmo, se domani le incontrassimo a un evento, a un pranzo, come potremmo mediare tra il fatto che è la loro madre, quindi la portatrice di credenze presumibilmente giuste, e il pericolo che si cela in quelle parole? Come potremmo spiegarlo, secondo te, Paola? Ma innanzitutto io direi che noi non incontriamo solo le figlie di Barbara Palombelli, noi incontriamo, come dice Rosella Scalone, la gran parte delle giovani che hanno radicato questo spostamento di responsabilità. In cui dalla responsabilità di un uomo che commette violenza, questa responsabilità si sposta immediatamente sulla donna che ha, sulla quale questa violenza si è perpetrata. Quindi nell'incontrare le giovani donne, chiunque esse siano, proprio perché è così diffuso questo meccanismo, questo passaggio, questa rappresentazione culturale, noi dobbiamo dire una sola cosa: studiare il pensiero delle donne, studiare la competenza delle donne, studiare e leggere le loro poesie, i loro romanzi, le loro ricerche. Una volta che avremo fatto questa operazione, che è di carattere esclusivamente culturale, lo spostamento della responsabilità non avverrà più e questo tema non verrà più, non costituirà più oggetto di dibattiti e discussioni tra Paola Di Nicola, Eugenia Romanelli e Paola Scalone. Sì, anche se io devo dire che ho una certa preoccupazione, facevo questa domanda perché simbolicamente rappresentava un parterre di persone che hanno delle credenze perché hanno degli esempi che sono dei portatori o delle portatrici di queste credenze. Faccio un esempio che è capitato dentro Rewriters. Tra noi c'era una performer molto nota che si chiama Arianna Porcelli Safonov, che era una nostra autrice, e tra gli altri articoli di satira, lei scriveva articoli di satira molto molto divertenti, ha fatto, diciamo, un exploit parlando del catcalling e dicendo che a lei gli piaceva proprio tanto sto catcalling e ironizzando contro ste donne che adesso manco si può fischiare più per strada. Su questo abbiamo fatto una diretta dove lei è stata fortemente sostenuta, anche perché è molto popolare sui social media, e mi ha fatto rendere conto della complessità quando ci sono degli influencer o comunque appunto delle donne che sono investite di fiducia in qualche modo, che portano avanti in maniera non così facilmente smontabile quello che in realtà è sexy, come dicevate anche voi, no? Quello che appunto mi picchia, alza la voce, mi ama, è geloso, mi ama, eccetera. Perché in realtà nella prima parte del ménage privato
Questo funziona, generalmente funziona tra uomini e donne, ascoltando le donne, leggendo i racconti, leggendo i documenti. È la seconda parte, cioè dove degenera questa prima parte. Quindi se una donna personalmente non ha per fortuna fatto esperienza della seconda parte, probabilmente verrà portata a trovare pesante una trasmissione come questa, no? Dove si entra in argomenti che in realtà tolgono verve, tolgono libido a un rapporto che ha bisogno di un uomo testosteronico e di una donna passiva, proprio anche in senso psicofisico, che permetta questo connubio ovunque rappresentato appunto come attivo e passivo. Quindi questo in realtà a me preoccupa, e per questo lavoriamo sull'immaginario, paradossalmente più la donna connivente con il maschio, con la visione maschile, che quindi va a salvare il maschio prepotente, aggressivo, pur di salvare l'idea introiettata che ha del maschile come tossico, che è anche il maschile tossico di cui ha parlato Achille Lauro. Come possiamo, Paola, secondo te, intervenire in questo senso? Noi ci stiamo misurando con un problema millenario, cioè noi dal diritto romano, quindi da 2000 anni, abbiamo interiorizzato e codificato nei codici che la parola delle donne non esiste e dall'altro che le donne sono le depositarie uniche della morale pubblica e della morale maschile, cioè dei valori sanciti dagli uomini. Questa è stata l'intelligenza straordinaria del diritto romano che noi abbiamo esportato nel mondo. Quindi ci stiamo misurando con qualcosa di enorme, cara Eugenia Romanelli, rispetto alla quale quindi scalfire tutto questo non è difficile, è difficilissimo. Allora, cosa dobbiamo fare? Se noi per 2000 anni, e ancora prima, addirittura Françoise Héritier parla di 40.000 anni, se noi per 40.000 anni siamo state solo corpo, se noi per 40.000 anni non abbiamo dovuto mai prestare il consenso su nulla, se la nostra parola nelle aule di giustizia, dal diritto romano in poi, non poteva valere se non corroborata dalla parola di altri due testimoni, è un percorso talmente enorme e gigantesco che fa di noi un corpo che non pensa. Quindi quello che avete rappresentato... Tanto che non ci sono statue di donne. Sai che è stata inaugurata a Milano la prima statua di donne, perché ci sono statue di sante madonne, ma non di scienziate, di politiche, di donne pensanti. Ma vi dico una cosa in più, se posso. La rappresentazione della giustizia nella storia è sempre stata la dike, una donna con una bilancia, e quella donna veniva rappresentata simbolicamente, ma nell'aula non c'era, né come protagonista, nel senso di colei che esercitava i propri diritti, né men che meno come giudice, come avvocata. Questo cosa vuol dire? Che noi siamo circondati da un contesto culturale che ci rappresenta in un modo che non corrisponde alla realtà, perché quei poteri ci sono negati nel concreto. Quindi noi continuiamo a essere culturalmente mera forma, cioè la statua, la rappresentazione di una giustizia in cui noi non ci siamo, perché in magistratura, come ben sapete, solo nel 1965 sono entrate le donne. Eppure da sempre nei nostri libri noi leggiamo che la dike è una donna. Quindi, per concludere, noi dobbiamo restituire valore alla parola e al pensiero delle donne. Quando avremmo fatto questo, quando in una tavola in cui si discute di politica vediamo che parlano solo gli uomini, inserire le donne, chiedere il loro pensiero, chiedere cosa pensano, chiedere cosa votano, e non limitare la nostra presenza, come avviene nelle televisioni, nei romanzi, nelle letture ordinarie e quotidiane, nelle riviste, come mera rappresentazione di un corpo che non pensa. Quando avremo fatto questa operazione avremo detto alle nostre figlie quanto valgono. Grazie mille. Tra l'altro penso anche che dovremmo insegnare
a, no, appunto alle donne a non identificarsi meramente con il proprio corpo. Allora, io ringrazio tantissimo del vostro tempo la giudice Paola De Nicola e Rosella Scalone, presidente di Save the Women, e vi faccio i complimenti per tutto il lavoro che fate nelle vostre vite. Paola De Nicola sarà presente al Rewriters Festival nella tavola rotonda dedicata ai post-femminismi. Vi prendo giusto un minuto per ricordarlo, che è una tavola rotonda a cura di un uomo che è un filosofo femminista molto noto, che si chiama Lorenzo Gasparrini, e che abbiamo scelto con una certa ironia, proprio per dire che forse oggi è il momento che anche gli uomini recuperino quel gap e si facciano un po' di autocoscienza, così come abbiamo fatto noi donne dagli anni 70 in poi, ponendoci un bel po' di domande sui rapporti tra i sessi. Una tavola rotonda a cui parteciperà, dicevo, Paola De Nicola, Gianna Mazzini, founder di Labodif, che lavora proprio su un laboratorio di ricerca che lavora proprio in ottica di differenza di genere, Cristiana Meloni, che è un'architetta inventrice, founder di Labo, che si occupa proprio di parlare delle donne inventrici nella storia, la scrittrice Teresa Ciabatti, secondo posto premio Strega, Rita Petruccioli, illustratrice femminista, Lella Palladino, sociologa, femminista storica, esperta in tematiche di genere, impegnata nella prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne, founder della cooperativa Eva, Nadia Somma, giornalista e consigliera nazionale di Dire, Donne in Rete contro la Violenza, Carola Salvato, founder di Global Women in PR Italia, Giulia Blasi, scrittrice, conduttrice radiofonica e giornalista femminista, e Rory Cappelli, fondatrice della Cram Gallery, che è la prima galleria d'arte europea dedicata soltanto alle artiste donne. Ti ringrazio tantissimo, spero che questa diretta faccia il giro del web e ci vediamo prestissimo. Grazie infinite. Grazie a voi, grazie.